Fatturati dimezzati, crisi di liquidità e paura per il futuro. Il primo bollettino post-lockdown di Confartigianato Imprese Sardegna sulla salute delle imprese fotografa uno scenario che vede il sistema artigiano sardo in grave pericolo. Le imprese sarde in generale risentono pesantemente della crisi economica innescata dal Covid-19, ma quelle a farne maggiormente le spese sono senza dubbio le realtà artigiane. Il bimestre marzo-aprile registra infatti un calo del 56% del giro d'affari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dunque affari più che dimezzati. Inoltre il 56,1% delle attività non ha abbastanza liquidità, mentre il 48,8% prevede che fino a fine anno la propria attività correrà seri rischi operativi e di sostenibilità. Calo deciso anche per le aperture di nuove imprese, meno 34% tra marzo e giugno rispetto allo stesso periodo del 2019. Sul fronte assunzioni, dopo un inizio anno positivo, il lockdown ha portato nel secondo trimestre 2020 un calo delle assunzioni del 38,2% rispetto al 2019. A questo proposito, Confartigianato Sardegna ha presentato una serie di spunti per rendere immediatamente spendibili le risorse destinate. Tra questi ci sarà l'utilizzo della legge 949-52, una legge chiara e immediata negli interventi e nei risultati. Poi l'innalzamento della percentuale di finanziamento a fondo perduto per investimenti fino al 40% e il contributo in conto gestione e credito di esercizio a tasso zero. Siamo sicuri che se le procedure saranno snelle e di veloce attuazione, concludono Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna e il segretario Daniele Serra, le risorse messe a disposizione potranno costituire davvero una boccata d'ossigeno e un'occasione di rilancio e riscatto per un comparto in forte difficoltà.